Oggi intervistiamo qui a Milano il professor Tullio Scrimali, lo intervistiamo per State of Mind, la rivista online di psicologia clinica, di psicologia. Tullio Scrimali, che è professore di psicologia clinica presso l'Università di Catania, è direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva Aleteia a Enna, si interessa di neuroscienze e di terapia cognitiva della schizofrenia. Oggi parliamo un po' della sua attività clinica, ma anche un po' della sua attività scientifica. Le domande di State of Mind sono 8 domande che stiamo facendo a tanti colleghi clinici. La prima è quella sui grandi principi. Tutti noi abbiamo alcuni principi teologici a cui facciamo affidamento, che riteniamo irrinunciabili. Se vuoi, dici qualche parola su quelli che guidano la tua attività. Sì, grazie. Ma il principio più importante che guida la mia attività clinica è riconducibile anche alla mia storia personale ed è individuabile nella ricerca continua di nuovi sviluppi e nuove applicazioni. Quando io ho cominciato a occuparmi di terapia cognitiva, eravamo alla fine degli anni 70, primi anni 80, la conoscenza del cervello era ancora embrionale e la conoscenza della mente era ancora approssimativa. In questi anni ho sempre cercato di guardare al futuro piuttosto che al passato e anche di coniugare la ricerca in laboratorio nell'ambito delle neuroscienze con la pratica clinica. Quindi per me il principio importante è di tenere conto che le metodiche che conosciamo sono provvisorie ancora e che è necessario un continuo sforzo di aggiornamento e di sviluppo per poterle rendere sempre più adeguate al lavoro clinico. Quindi in particolare trovo negativo l'atteggiamento di alcuni colleghi, specialmente di altri orientamenti, certamente non quello cognitivo, comportamentale. Penso per esempio ad alcuni psicoanalisti che magari si chiudono rispetto alla ricerca pensando che ormai sia tutto chiaro, mentre in realtà non è così. Quindi personalmente divido il mio tempo tra il lavoro con i pazienti e il laboratorio presso l'Università di Catania, il Centro Clinico Aleteia, per mettere a punto sempre nuove metodiche, nuovi strumenti, nuove modalità di intervento nell'ambito clinico. Quindi, come avvenne l'incontro? Hai detto alla fine, tra gli anni 70 e 80, la scelta, se ho capito bene, per te la base clinica è fondamentale. Sì. Quindi, ritenesti che tra i vari paradigmi, sì, credo di capire, quello cognitivo era quello più... Come avvenne questa consapevolezza? Poi non era così facile capire. No, ti devo dire che per me, non vorrei essere ora presuntuoso, ma mi apparve subito chiaro anche quando ero molto giovane. Intanto voglio dirti, così un po' parlando di storia, che nel 1980, quindi ormai quasi 35 anni fa, io ho fatto istituire a Catania, presso la scuola di specializzazione in psichiatria, la prima cattedra di psicoterapia cognitiva. Quindi nell'80 ero già arrivato a questo approdo e credo che storicamente sia la prima in Italia proprio con questo nome, terapia cognitiva. Però facciamo un passo indietro, come ci sono arrivato? Io ci sono arrivato dal laboratorio, perché quando mi sono iscritto a medicina, pur avendo l'interesse per la psichiatria, per la psicoterapia, tuttavia nei primi anni il mio interesse era per le neuroscienze. Ora, all'Università di Catania, l'Istituto di Fisiologia era specializzato proprio nella ricerca sul cervello e quindi io feci un internato per 2 anni, al secondo e al terzo anno, quando ancora non erano iniziate le materie cliniche, e cominciai a lavorare nel laboratorio. Lì si lavorava con i gatti soprattutto, ma anche con le scimmie, con i macachi, e Macacus rhesus, e quindi mi sono appassionato moltissimo alle neuroscienze. Questo ante litteram, eravamo anni 70. A questo punto, piano piano, la mia prima passione per la psicoanalisi già cominciava a sfiorire, perché
mi rendevo conto che era un approccio sviluppato nell'Ottocento. Ora, chiaramente Freud aveva a disposizione gli strumenti disponibili allora, quindi se tutti noi siamo partiti con la psicoanalisi, io la incontrai al liceo, ho fatto il liceo classico, quindi la cultura umanistica, Freud, il cinema, l'Ottocento, era qualcosa che mi affascinava. Però poi, mentre già ero in medicina, compresi che la psicoanalisi non poteva soddisfare il mio desiderio di neuroscienze, di laboratorio. A quel punto, nel 75, ero al quinto anno di medicina, entrai in clinica psichiatrica, insistetti molto perché la clinica psichiatrica era al sesto anno, ma io insistetti per entrare subito, e accadde un fatto abbastanza fortuito, ma non più di tanto, cioè lessi un articolo su psicologia contemporanea, la rivista quasi divulgativa, era proprio, mi ricordo, il numero di novembre del 75, proprio in copertina, un articolo sul biofeedback, qualcosa di assolutamente nuovo, misterioso. Lessi rapidamente questo articolo e rimasi sbalordito leggendo che esistevano delle strumentazioni negli Stati Uniti allora che consentivano di visualizzare, quindi la psicofisiologia clinica, visualizzare l'attività cerebrale e poi di imparare ad autoregolarla e dunque di utilizzare queste tecniche in terapia. Fu una folgorazione. Quindi dissi, voglio occuparmi di psicofisiologia clinica e di biofeedback. Ma chiaramente il biofeedback era imparentato con la terapia comportamentale. Quindi avidamente abbracciai, ma da autodidatta, perché noi a Catania proprio non c'era nulla, la clinica psichiatrica fu fondata quando io mi entrai, il professore della Pisarda, perché prima c'era neuropsichiatria. Proprio nel 75 avvenne questa divisione, si costituì la clinica psichiatrica e il professore della Pisarda, con un gruppo di giovani, tra cui io ero ancora studente, cercò di incoraggiare chi avesse delle passioni, dei talenti, delle inclinazioni. Io fui deputato a sviluppare quelle che allora non si chiamavano nemmeno neuroscienze, diciamo si chiamava allora laboratorio di psicologia sperimentale addirittura. E così cominciai col biofeedback, con la psicofisiologia clinica, ma con la terapia comportamentale. Il primo autore che studiai bene fu Wolpe con la desensibilizzazione sistematica. Poi forse ricorderai che si cominciava a leggere l'applicazione del biofeedback come tecnica di controcondizionamento o di autoregolazione nel contesto della desensibilizzazione sistematica. Siccome io già avevo cominciato a sviluppare delle tecniche di biofeedback, mi dissi, ma guarda che perfetta integrazione, c'è una psicoterapia, c'è una metodica che si chiama desensibilizzazione sistematica, c'è il biofeedback, fa per me. E cominciai a trattare dei pazienti. Così nel 77, proprio l'anno in cui mi laureai, ma addirittura alcuni mesi prima di conseguire la laurea, pubblicai il primo articolo pubblicato in Europa, in America ce n'erano già alcuni, sulla integrazione di biofeedback con la terapia comportamentale. Quindi lei l'ha scritto prima? No, no, allora ancora lavoravamo con pazienti fobici. Beh, la desensibilizzazione è proprio un trattamento che veniva descritto per le fobie. Infatti, sì. No, la schizofrenia venne un po' dopo, venne dopo la laurea, perché naturalmente lavorando in clinica psichiatrica, io ho trascorso poi tutta la mia carriera e tuttora sono ancora lì in clinica psichiatrica all'Università di Catania, tu capisci che i nostri utenti erano pazienti anche gravi. Certo. Quindi cominciavo a vedere, avevamo anche l'ambulatorio, quindi io cominciai in ambulatorio, fobici, ossessivi, quindi la terapia comportamentale alla Wolpe, alla Rachman, però cominciavamo a vedere anche i pazienti psicotici. Alla fine degli anni 70, primi anni 80, non esistevano approcci validi di psicoterapia e di riabilitazione per i psicotici. La terapia era fondamentalmente farmacologica e allora io cominciai a pensare come poter sviluppare un approccio comportamentale. Mi inserii nel filone di Lieberman,
che allora era già abbastanza conosciuto a livello internazionale come un autore di californiano in grado di applicare il modello cognitivo comportamentale nella riabilitazione del paziente schizofrenico. Cominciai a lavorare applicando tecniche self-instructional training, social skill training, e piano piano poi ho sviluppato un modello cognitivo complesso per la schizofrenia che mi ha portato, dopo molti anni di lavoro, nel 2006 in particolare, a scrivere un libro, Entropia della mente ed entropia negativa, che ho presentato anche qui da voi, sono già passati 8 anni, e poi questo libro è stato anche tradotto in inglese e devo dire che ha attratto un certo interesse a livello internazionale. In questo libro metto in pratica tutte le acquisizioni sulle neuroscienze, perché nella schizofrenia poi piano piano abbiamo compreso che ci sono problemi neuropsicologici, attenzione, memoria, concentrazione, competenze di pianificazione strategica, anche la metacognizione, l'autoregolazione emozionale. Chiaro quindi che fare psicoterapia con i pazienti psicotici vuol dire anche entrare in queste problematiche e riuscire a modificarle. Oggi cominciamo a disporre addirittura di tecniche di visualizzazione tridimensionale come l'ORETA, che parte da un elettroencefalogramma, che ci consente di vedere il cervello del paziente con le sue problematiche funzionali e di correggerne i processi con delle metodiche psicoterapeutiche, riabilitative e anche di neurofeedback. Quindi ti devo dire, caro Giovanni, che mi ritengo fortunato ad aver vissuto un periodo storico nel quale si sono proprio sviluppate tutte le cose che a me interessavano. Sì, è l'incontro quindi molto specifico sulla terapia comportamentale e il biofeedback. L'incontro, vorrei dire, con i cognitivisti alla Beck oppure con i costruttivisti alla Guidano in Italia, come avvenne? Avvenne in questo modo. Il mio primo contatto fu all'inizio degli anni 80, proprio verso l'82-83, con sempre il gruppo dell'Università di Roma, Mario Reda, Gabriele Chiari. Perché? Perché loro si occupavano anche di biofeedback e di psicofisiologia. Quindi cominciai a collaborare con loro, Pancheri anche, ma soprattutto Mario Reda e Gabriele Chiari, e poi anche Cionini, comunque da Firenze. Poi però lì incontrai Vittorio Guidano e Gianni Liotti, quindi proprio nella metà degli anni 80, 84-85, mi indirizzai verso l'ottica costruttivista. Ottica costruttivista che ha un correlato nelle neuroscienze molto importante, che sono le teorie motorie della mente. Perché se a noi insegnavano negli anni 70 che il cervello registra passivamente la realtà attraverso gli organi di senso, successivamente cominciamo a capire che non è proprio così, che il cervello attua una sorta di mix tra informazione che proviene dal mondo esterno e processi, informazioni che sono nel mondo interno. Quindi la realtà non è che noi la registriamo come questa telecamera, ma la costruiamo attivamente con schemi, memorie, processi interni. Questo ci consentì di fare una rivoluzione per quanto riguarda la comprensione dell'allucinazione, perché fino a quando non si svilupparono queste teorie motorie della mente, era molto difficile capire cosa fosse l'allucinazione. Ti ricordi? Si parla proprio della psicopatologia classica di percezione senza oggetto, ma è un ossimoro, perché se non c'è un oggetto non può esserci una percezione. In realtà, secondo le nostre ottiche attuali, costruttiviste, motori della mente, l'allucinazione è una costruzione ridondante del cervello rispetto all'input che viene dalla realtà esterna. Quindi, vedi, questo mix di neuroscienze e clinica mi ha veramente consentito dei risultati interessanti. E invece l'interazione
con, chiamiamoli così, sì, angloamericani, sì, hai già citato, sì, i comportamentisti. Sì, no, i comportamentisti non li ho mai conosciuti, sono proprio approdato, sì, quasi al cognitivismo, perché il mio primo insomma, impatto importante con la terapia cognitiva che oggi chiamiamo standard, ecco, diciamo, sì, americana, è stata esattamente nel 1992, quando mi recai negli Stati Uniti e incontrai e cominciai a collaborare da allora e continuo a farlo fino ad oggi, quindi abbiamo già festeggiato più di 25 anni di collaborazione con Arthur Freeman. Arthur Freeman allora lavorava a Filadelfia, ha stretto contatto con Aaron Beck ed è uno dei suoi primi allievi. Quindi io fin dall'inizio degli anni 90 mi confrontai con loro. Devo dire che ho avuto sempre un rapporto positivo sul piano personale, sia con Aaron Beck, sia con Judy Beck, sia con tutto il suo staff e anche con Arthur Freeman, che molte volte è venuto da noi a Catania, molte volte mi ha invitato ad insegnare, per esempio io grazie a lui ho tenuto delle lezioni a Chicago, a Philadelphia, a New York, ho cominciato insomma la mia attività internazionale, però un rapporto dialettico. E se vuoi ti dico anche perché. Sì, ma dialettico perché da una parte naturalmente li ammiro e riconosco grandissimi passi avanti che hanno fatto fare alla psicoterapia e ora ti dico anche che cosa ammiro in loro. Dall'altra però ritengo il loro approccio piuttosto carente in assoluto e in modo particolare per la mentalità italiana. Loro dicono una cosa importante. Ci tengono, che la terapia cognitiva americana non è sensibile alla cultura perché non considera i contenuti bensì i processi. Ma io non sono d'accordo, tant'è che la terapia cognitiva standard americana non è adatta all'Italia. Perché? Perché non danno molto troppa importanza all'emozione, non sottolineano sufficientemente il ruolo della relazione terapeutica. Per esempio io ho lavorato parecchio negli ultimi anni sull'analisi personale didattica. I nostri trainee devono anche effettuare un lavoro in gruppo di comprensione delle loro dinamiche, di metacognizione, di comprensione delle loro emozioni. Quando mi confronto con i colleghi americani su questo, loro dicono: ma scusa Tullio, è una perdita di tempo, è una perdita di denaro. Perché, scusa, se l'idraulico deve riparare la cassetta del water, mica ha bisogno di conoscere le sue emozioni, ha bisogno di buone tecniche, di buon know-how. Anche io gli dico, la cassetta del water non è la mente di una persona. Quindi, per noi, allora, le limitazioni che io vedo nell'approccio americano sono scarsa importanza per le emozioni. Sì. Poi un approccio astorico, cioè il paziente viene visto nel qui ed ora. Tutta la sua storia importa molto poco. Già c'è stato un passo avanti poi con Jeffrey Young, che Jeffrey Young, che io conosco bene, siamo buoni amici, ma l'ho incontrato poi negli anni 2000, lui già parla di attaccamento, parla di mood, che poi altro non sono che modelli operativi interni, quindi, ma la terapia cognitiva beckiana è una terapia che parla di cognizione, di schemi, pensieri automatici, belief, e li vuole modificare. Un training dura 100 ore, quindi nulla, loro diplomano uno psicoterapeuta cognitivo con 100 ore di training, insegnandogli delle tecniche. Per loro va bene, per noi no. Quindi... E la parte di ammiri, dicevi prima? Scusa? Li ammiro anche. Ah, sì, sì, hai ragione. No, li ammiro anche perché, ma intanto perché sono estremamente pragmatici. E poi perché pragmatici, che vuol dire che tengono conto del rapporto costi-benefici. La psicoterapia deve essere un servizio economico. Noi oggi ci dibattiamo in una crisi economica fortissima, non so voi qui a Milano, ma in Sicilia la gente ha difficoltà a fare la spesa. Quindi come potremmo noi vendere, tra virgolette, o nei servizi pubblici o nelle strutture private delle terapie costose? Gli americani questo ci hanno insegnato, fare delle terapie senza fronzoli, senza perdite di tempo, evidence-based, in cui loro studiano il processo, tutto ciò che non serve è meglio toglierlo, mentre noi siamo un po' più ridondanti, meno interessati all'outcome, perché abbiamo una mentalità diversa. Quindi questo è ammirevole.
Un altro aspetto è che hanno fatto, e probabilmente sono connessi i due aspetti, hanno svolto una quantità di ricerca incredibile. Come ti dicevo prima, una delle cose che a me interessa è che le nostre terapie siano basate sulla ricerca. E devo dire che in Italia noi ne abbiamo fatta sempre molto poco rispetto agli americani. Questo è una cosa che ho imparato da loro. Poi un'altra cosa che ho imparato, che imparato forse non è giusto dirlo, è che ammiro, che vorrei imparare il loro senso dell'organizzazione. Cioè, loro sono capaci di diffondere la terapia, sono stati capaci di diffondere la terapia cognitiva in tutto il mondo. Sono pragmatici, sanno comunicare. Io tutte le volte che vengono a insegnare da noi o nei congressi, proprio fotografo, registro tutti i loro interventi, come fanno le slide, hanno una capacità di rendere chiaro tutto ciò che magari è complesso, mentre noi, ai loro occhi, abbiamo la capacità di rendere complicato tutto ciò che è semplice. Se posso raccontarti un piccolo, e raccontare ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico, questo piccolo episodio, mi sembra interessante. Quando conobbi Arthur Freeman, ma ti parlo ormai di oltre 25 anni fa, ci cominciamo a confrontare. Lui mi disse: ma vedi Tullio, voi italiani siete complicati. Io gli dissi: no, semmai complessi. Beh, per noi è lo stesso, complesso, complicato, però non fa differenza. Mi complicate la vita, tutto è semplice, tutto è molto più a portata di mano di quanto voi non immaginate. Io gli dico: beh, questa è una visione, non è necessariamente la realtà, è una visione, forse per voi americani va bene, in Italia le cose vanno, non vanno propriamente così. E quindi due piccoli episodi per fare capire la nostra differenza sono questi. Il primo, che una volta Freeman si trovava a Catania, mio ospite, ed eravamo imbottigliati nel traffico, nella Vietnam, la via principale di Catania, e mi chiese: come mai questo blocco? Io andai a informarmi e dissi, mentre stavano facendo uno scavo per i telefoni, hanno trovato un sarcofago e quindi è tutto fermo. E lui mi dice: vedi, questo in America non succederebbe, anche se noi troviamo qualcosa la asfaltiamo e andiamo avanti. Ma io gli dico: però in America non trovate un sarcofago, semmai potete trovare un cavolo della pace o un'ascia, e comunque anche in quel caso non sarebbe il caso, non sarebbe opportuno distruggerlo. E questo è un aspetto. Un altro aspetto fu questo, e un altro piccolo episodio è questo. Quando tenni una serie di lezioni a Chicago, all'Università dell'Illinois, ero molto emozionato e preoccupato perché era l'aula dove avevano anche tenuto delle conferenze Watson, Skinner, Wolpe. Siccome prima mi aveva raccontato che, avendo conosciuto Gianni Diotti ad un party a New York, e Gianni gli aveva raccontato la terapia cognitiva italiana, gli era venuto mal di testa, proprio per dire che noi italiani... E allora io, prima di questa conferenza, ho comprato un bottiglione nel drugstore di aspirine da 100 e ho esordito, perché poi li devi sempre fare un po' ridere, no? Ho esordito dicendo: beh, cari colleghi, io sono italiano e Arthur Freeman dice che facciamo venire il mal di testa, però siccome sono anche un buon medico e non voglio farvi soffrire, cercherò di essere il più semplice possibile, e comunque alla fine della conferenza, se passate da qui e avete mal di testa, vi darò una aspirina. Ecco, sono alcuni aspetti emblematici tra le due polarità, noi italiani e poi noi meridionali ancora di più di voi, perché in Sicilia è tutto difficile, è tutto lento, è tutto complicato, è tutto complesso, poi tutte queste culture che abbiamo avuto, tutte queste incrostazioni. In America è tutto nuovo, è tutto veloce, è tutto semplice. Questo a me non sta del tutto bene, quindi diciamo che cerco di oscillare tra due polarità, la tradizione e l'innovazione. È chiarissimo, va bene. Adesso parliamo un po' di come applichi, quindi c'è una componente di biofeedback che per noi terapisti, diciamo così, che non utilizziamo questa strumentazione, è un po' misteriosa. Però adesso ti chiedo invece la parte più cognitiva e comportamentale, come la usate? Il paziente ha una specie di visione, cosa fate? Dunque, intanto
ti devo dire che abbiamo dei protocolli, protocolli che sono specifici per le varie patologie, quindi l'orientamento poi clinico che noi utilizziamo è integrato, nel senso che utilizziamo tutte le tecniche comportamentali, l'inibizione della risposta con i pazienti ossessivi, la desensibilizzazione con i fobici, il modeling, lo shaping, il social skill training, così come dall'aspetto cognitivo utilizziamo l'analisi degli schemi, dialogo interno, pensieri automatici, belief, però poi tutte, per quanto riguarda il biofeedback, lo utilizziamo come tecnica di autoregolazione, laddove l'autoregolazione emozionale sia importante. Lo utilizziamo però in modo diversificato a seconda della patologia e dunque del protocollo. Per esempio, se una persona è afflitta da un disturbo in cui c'è una componente ansiosa importante, un disturbo della serie di disturbi d'ansia, un disturbo fobico, un disturbo, per esempio anche un disturbo, ora sono stati divisi al DSM-5, comunque c'è sempre una componente ansiosa, il disturbo ossessivo compulsivo. Ecco che il biofeedback serve come modalità tattica per l'autoregolazione dell'ansia dopo l'esposizione alla situazione temuta. Cioè, in che modo il paziente? Allora, in che modo? È abbastanza semplice. Immaginiamo per esempio che un paziente sia afflitto da rupofobia, cioè lui è tutte le volte che tocca qualcosa che ritiene sporco o contaminante ha una forte reazione d'ansia. Ora, è chiaro che ciò ha a che fare con la presenza di schemi, di modelli operativi interni, di una narrativa che poi andranno ricostruiti, andranno analizzati, però a livello tattico, sintomatico, il nostro obiettivo è di dargli subito, in tempi brevi, degli strumenti per non ripetere il rituale, anche perché il rituale tutte le volte che viene ripetuto si consolida, tutte le volte. E allora il meccanismo che utilizziamo per esempio è questo, utilizziamo il monitor dove c'è la visualizzazione delle sue reazioni emotive, per esempio con l'attività elettrodermica. Allora io prendo una banconota e gliela metto sulla mano, oppure un altro stimolo, ma facciamo un esempio classico del rupofobico, prendo una banconota e gliela appoggio sulla mano, immediatamente il monitor gli fa vedere una rausa che lui soggettivamente percepisce come ansia e quindi come vorrebbe mitigare quest'ansia andando a lavarsi le mani. Quindi io gli concettualizzo, ma tutto questo è a livello comportamentale, io gli concettualizzo ciò in questo modo: vede, lei non si lava perché è sporco, ma si lava per calmarsi. È proprio un fatto metacognitivo. Sì, anche un fatto metacognitivo, anche un fatto. Quindi gli faccio prendere coscienza del dato secondo cui il rituale, come dimostrano comunque tutte le ricerche, è un potente strumento di regolazione emozionale. Allora io dico, ma scusi, quando lei si lava le mani per calmarsi ha dei vantaggi, perché sicuramente si sente meglio, ma ha anche dei grossi svantaggi, perché l'illness behavior, cioè lei è malato, sta male, perde tempo, screpola le mani. Io invece le insegno un altro strumento, che è l'autoregolazione emozionale, cioè lei può bypassare il rituale arrivando all'autoregolazione emozionale attraverso l'apprendimento del biofeedback. E allora io gli dico, quindi sarebbe una sorta di prevenzione della risposta integrata con l'autoregolazione. Abbiamo detto che il paziente all'inizio viene toccato con la banconota e vede questa rausa, poi dopo avergli spiegato bene tutto quanto, averlo rassicurato, gli si dice, ora io la tocco e lei non si può lavare per 2 ore, ma nel frattempo sta con il monitor cercando di ridurre le rause, cosa che gli abbiamo insegnato con le sedute di autoregolazione. Lui si accorge che man mano che il tempo passa, che le rause va giù, il desiderio di lavarsi le mani si riduce, e alla fine, quando la rausa è tornato al baseline precedente, lui già ha perso quel desiderio di lavarsi le mani. Questo a livello comportamentale. Ma è chiarissimo. Sembra anche molto metacognitivo. Lui apprende a regolare il suo stato di emozione. Esatto, esatto. Perché, per esempio, quando tu dici al paziente che che il rituale è una forma di regolazione emozionale, per esempio gli diciamo, ma io gli dico per esempio, ma la metafora Ponzio Pilato perché si lava le mani quando condanna Gesù a morte? Ma dice
perché se ne lava le mani è un rituale. Perché il battesimo? Dunque, i rituali di lavaggio, di pulizia, come è ampiamente dimostrato dalla ricerca, servono soltanto per ridurre l'ansia. A questo punto io le do uno strumento più efficace e gli insegno il biofilm, per esempio. No, non è chiarissimo. Nel caso invece opposto, se posso dirlo molto brevemente, di una persona afflitta da depressione, lavoriamo? Gli facciamo vedere il suo tracciato, che è piatto completamente, quindi ha un valore di arousal bassissimo e non ci sono onde fasiche. Gli diciamo, vede in questo momento il suo cervello? È come se fosse spento, come se la sua mente fosse bloccata. Provi ad immaginare, e anche qui c'è la metacognizione, comunque l'imagery, positive imagery, provi a immaginare qualcosa che le piace. E lui non ci riesce. Dice, no, ma io non ho nulla che mi piace. Allora noi, avendo raccolto l'anamnesi, cerchiamo di proporgli qualcosa che sappiamo gli piaceva in passato. Per esempio, recentemente ho lavorato con un paziente che ho scoperto essere un appassionato pescatore, da noi molti pescano dalle scogliere, e allora gli dico, senta Francesco, proviamo insieme, chiuda gli occhi, proviamo a immaginare che sia, anche io sono un pescatore sportivo, che siamo sulla scogliera e che lei prende un grosso sago. E allora, appena gli dico questo, si vede che il tracciato ha una piccolissima impennata, e lui lo vede. E sente anche il suono. Ecco, dico, vede, si immedesimi, prendiamo questo sarago. Quando lui riesce ad immaginare di aver preso il sarago, vediamo che il tracciato è aumentato. Allora io gli dico, quando lei prende il Prozac, anzi la fluoxetina, per parlare, che cosa cerchiamo di ottenere? Andiamo a incrementare l'attività dei sistemi della gratificazione. Ma se lei immagina di prendere un sarago, o meglio ancora, domenica se ne va al mare e prende un sarago, ecco che andrà ad attivare quei circuiti senza bisogno di prendere un farmaco. E quindi il paziente comprende che l'autoregolazione mentale, in questo caso di segno opposto, cioè incrementare l'attivazione con i processi di gratificazione, è alla base poi della terapia. Mi sembra veramente interessante. Questa terapia, in che modo misurate l'efficacia? Ecco, questo è un altro aspetto che dicevamo prima. Noi siamo molto interessati all'efficacia. Intanto abbiamo già collezionato e pubblicato moltissimi single case studies, perché nel nostro contesto fare degli studi controllati su grandi gruppi, con placebo, confronto, non è molto facile. Però la efficacia come la controlliamo? Beh, facciamo un assessment molto accurato per tutti i pazienti che si sottopongono a un trattamento psicoterapico, quindi tutti i nostri pazienti fanno l'MMPI, fanno o quantomeno, se non riescono a fare l'MMPI, ma quasi tutti lo fanno, fanno il Millon, poi utilizziamo tutta una serie di questionari come lo Young Schema Questionnaire, il Beck Anxiety Inventory, il Beck Depression Inventory. Di valutazione, questionari validati. Sì, internazionalmente. E poi utilizziamo anche i parametri psicofisiologici, per esempio l'attività elettrodermica, e ora cominciamo a utilizzare sistematicamente i ritmi elettroencefalografici. Quindi noi andiamo a fare una registrazione quantomeno a livello frontale, qui con due elettrodi che si può fare rutinariamente all'inizio del trattamento, e poi in itinere dopo il trattamento e il follow up andiamo a vedere questi parametri. Quindi è una valutazione multimodale con strumenti di osservazione che utilizza il terapeuta, strumenti di autosomministrazione che compila il paziente e strumentali con le nostre metodiche di laboratorio, che poi questi dati li interfacciamo e facciamo degli studi di esito. E la chiusura della terapia? La chiusura della terapia, questo come la vedi? È questo l'aumento di tutti questi parametri o qualcosa? Guarda, la chiusura della terapia è un problema complesso. Io la vedo così, ho una visione, come dire, legata anche alla prassi. Ti ricordi che parlavamo prima del modello degli americani, che sta attento ai costi e ai tempi?
Allora, io distingo tra una chiusura della terapia nel senso di problem solving. Il paziente porta un problema clinico, per esempio dei rituali, perché è un ossessivo compulsivo, un evitamento, non può prendere l'aereo, non può prendere l'ascensore se è un claustrofobico, non può andare da solo in viaggio se è un agorafobico, ha delle allucinazioni, ha dei deliri se è psicotico, poi disturbi dell'alimentazione, si abbuffa, eccetera, eccetera. La chiusura della terapia può avvenire quando il paziente riesce a gestire le sue tutte le situazioni, se è un fobico ad esplorare, quindi prendere l'aereo, se è un ossessivo a non emettere i rituali, se è un bulimico a non abbuffarsi. E quindi appena conseguiamo questo, poi facciamo una proposta al paziente, anche perché lavoriamo con un contratto terapeutico sempre molto esplicito, che poi via via va riformulato. Il primo contratto terapeutico è la soluzione della sintomatologia, lavoriamo per quello, e questa la otteniamo in genere, secondo della gravità della problematica, fra i 3 e i 6 mesi. Poi diciamo al paziente, ecco, il suo comportamento, l'illness behavior, la sua problematica clinica si è risolta, però ci sono dentro di lei ancora degli schemi, dei processi che andrebbero modificati. Questo richiede un percorso più lungo, che va al di là della soluzione del problema, e in quel caso lavoriamo con l'analisi degli schemi, dei modelli operativi interni, la storia di sviluppo, analizziamo la relazione, cerchiamo di comprendere anche il tipo di parenting che questo paziente ha avuto, la riscrittura della narrativa. Questo richiede tempi più lunghi, ma non tutti i pazienti desiderano o possono farlo, sempre in ragione dei costi. Quindi io vedo nella psicoterapia sostanzialmente due tappe. Una, anche perché io sono un clinico, sono un psichiatra, che è la risposta alla sofferenza del paziente. Quindi un approccio problem solving oriented. So che è superficiale, ma gli americani lavorano così alla fine, per questo ti dico che è superficiale. Quindi noi al paziente io diciamo che comunque continuare dei colloqui, magari non con cadenza settimanale, con cadenza medica, comunque un percorso dovrebbe continuare. Però talvolta non siamo in grado di farlo. Ripeto, caro Giovanni, noi in Sicilia, voi non potete immaginarlo, ci muoviamo in una situazione catastrofica. Cioè, noi abbiamo una situazione economico-sociale in questo momento, negli ultimi 5-6 anni, di gravi problematicità. Nel servizio pubblico le liste d'attesa per la psicoterapia sono di circa 6 mesi e si intende per psicoterapia un colloquio spesso fatto in ambienti rumorosi, poco confortevoli, un colloquio ogni mese o 3 settimane, questa non è psicoterapia. Nelle strutture private chiaramente ci sono dei costi, quindi noi cerchiamo allora qual è la nostra risposta sociale. Ah, perché ti voglio dire anche una cosa e desidero che la sappiano anche i nostri lettori, che io un altro aspetto della mia formazione, della mia ricerca è quella che è orientata socialmente. Io vengo dal 68, dalla contestazione studentesca, ho una visione che posso dire orientata al sociale, quindi mi interessa che le terapie che faccio siano economicamente compatibili. Non mi interessa curare le persone ad alto reddito che possono permettersi due sedute alla settimana per anni, mi interessa invece curare molti pazienti con costi bassi e per periodi più brevi, e se non facessi così non potremmo avere le casistiche che invece abbiamo. Quindi cerchiamo di ottimizzare i nostri protocolli per una fase tattica in cui risolviamo il sintomo. L'anoressica si rimette a mangiare e a digerire, il bulimico smette di abbuffarsi, il fobico prende l'aereo, l'ossessivo non si lava più le mani, lo psicotico gestisce le allucinazioni. Certo, questo non sarebbe l'ideale. Se la terapia fosse pagata dal servizio pubblico e se noi potessimo lavorare tranquillamente, allora continueremmo un po' di più per cambiare i processi della mente, quelli più profondi. Adesso ti chiedo un concetto introdotto da un altro grande terapeuta italiano, Pergis, Carlo Pergis, il concetto di paziente difficile, esatto. Paziente che o ha una gravità sintomatologica oppure ha una sua difficoltà di alleanza terapeutica,
per cui non è disposto, per esempio, non concepisce di lavorare sulle credenze, sugli stagni interni, cioè, si aspetta la terapia forse più una sorta di consolazione, di conferma delle sue, cioè meno capace di mettersi in discussione. Sì. Ma intanto ti ringrazio per aver citato Carlo, perché io mi considero un suo allievo, è stato un mio grande amico, abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Carlo veramente è stato, io lo considero uno dei grandi della psicoterapia cognitiva a livello mondiale. Devo dirti, io giro tantissimo all'estero, che quasi tutti lo considerano svedese. Quindi quando io dico Carlo, un grande italiano, cadono dalle nuvole, perché sono convinti, visto che lui ha lavorato a Jume per tutto il suo ciclo. Lui è partito da Milano, io ho studiato a Milano, quindi lo conobbi già quando ero qua sui banchi dell'università, mi sono specializzato in psichiatria a Milano. Poi lui conobbe questa collega svedese, poi aveva delle prospettive, andò a Jume, però è stato e resta italiano, che italiano lo voglio dire, originario della Calabria, quindi del meridione. Sì, con Carlo abbiamo fatto tutto un percorso insieme per quanto riguarda la psicosi. Ecco, io sono completamente d'altra parte non possiamo non citare che il suo libro Cognitive Therapy for Schizophrenia è per la Guilford, fu presentato nel 1989 a Oxford in occasione del congresso mondiale di terapia cognitivo-comportamentale, è stata la prima opera di terapia cognitiva, non cognitivo-comportamentale, alla Lieberman per la schizofrenia. Ecco, paziente difficile, questo è un concetto cruciale che io ho adottato nel mio lavoro. Chi studia con me all'università o alla Leteia sa che noi non utilizziamo un termine, è proibito, è considerato scientificamente, intendo, una bestemmia, che è il termine cronicità. Perché cronicità vuol dire che una persona non può cambiare, ha una condizione patologica o comunque una condizione stazionaria. Ecco, una grande rivoluzione di Berris, che poi noi abbiamo portato avanti, che tuttora contribuiamo a sviluppare, è che nessuno rimane com'è, perché secondo la logica dei sistemi complessi il cervello evolve, la mente è un processo dinamico, dunque chiunque può cambiare. Noi pensiamo che dire a una persona, dire di una persona e talvolta dire ad una persona che è cronica diventi una profezia che si autodetermina, perché se io col mio staff dico vabbè, che ci possiamo fare, questo è schizofrenico e cronico, è chiaro che non metterò in atto tutte quelle risorse che avrei potuto dispiegare se avessi pensato che quella persona può cambiare. Quindi paziente difficile è una definizione meravigliosa, perché sposta il focus da una prospettiva ontologica, cioè il paziente è cronico, non può cambiare, invece al processo terapeutico. È un paziente che pone una sfida al sistema curante. Quindi noi proprio nel nostro gruppo di lavoro, giù a Catania, ad Enna, nel nostro staff, al centro clinico Leteia, il termine cronicità lo abbiamo bandito in favore del termine paziente difficile. Quindi quando facciamo le riunioni di equip o facciamo girare dei fogli di lavoro, io dico al mio collaboratore: cara Francesca, ti invio il paziente Rossi, è afflitto da entropia della mente, quindi evitiamo anche questo stigma di schizofrenia, sembra un paziente difficile, le criticità sono, e le elenchiamo. Questo vuol dire che è un paziente che ti porrà delle sfide, è un paziente che prospetterà delle problematiche, ma non è cronico, cioè può cambiare. Certo. Quindi Carlo Peris, sì, ti ringrazio per averlo citato, perché lo considero uno degli italiani nella terapia cognitiva più importanti, accanto a Guidano e Liotti. Forse non ci siamo, fra virgolette, saputi vendere troppo bene all'estero, ecco, perché in ambito internazionale, se noi andiamo a vedere gli approcci americani alla schizofrenia, l'ultimo libro che ha fatto Beck con Rector ed altri sulla terapia cognitiva della schizofrenia, ma è veramente inadeguato, non
non si parla di famiglia, non si parla di reinserimento sociale, non si parla di terapia occupazionale, si parla solo di schemi, di deliri e un po' di allucinazioni. Però questo modello è esportato in tutto il mondo, mentre Perlis, soprattutto ora che è morto, non è morto già da diversi anni, quasi nessuno più lo conosce. Quindi credo, caro Giovanni, che noi dovremmo essere più presenti a livello internazionale. Senti, in questi nuovi sviluppi denominati di terza ondata, anche se poi non sono così omogenei, per esempio hai citato prima Young, che tecnicamente non è sempre proprio considerato terza ondata, oppure ci sarebbero la terapia dell'accettazione, le terapie metacognitive, tra cui la mindfulness, ma anche il terzo centro potrebbe essere considerato, o Di Maggio, seminario Di Maggio, anche loro hanno una terapia metacognitiva, non so se si considerano sì, i nuovi sviluppi, nuovi sviluppi più o meno di terza ondata. Tu stesso il tuo libro avevo letto in una postfazione addirittura considerabile, forse Freeman era stato, sì, Freeman l'aveva, sì. Beh, è sicuramente una terza ondata, ci voleva, ci vuole ed è in pieno sviluppo, proprio per le limitazioni di cui parlavamo prima all'inizio dell'intervista, della terapia cognitiva standard. Io credo che noi in Italia una terza ondata l'abbiamo già avuto, solo che non lo sa nessuno, perché quando noi pensiamo ai nostri approcci al lavoro, per esempio di Sandra Sassaroli e Lorenzini sui disturbi di personalità, quando pensiamo a Gianni Riotti, quando vediamo il lavoro di Vittorio Guidano, è già una terza onda. Ma se vogliamo restare nell'alveo classico, quelle che tu hai citato, sicuramente Jeffrey Young è a cavallo tra la seconda e la terza onda. Comunque Jeffrey Young è una proposta che ritengo molto convincente, molto valida, perché mantiene il pragmatismo, l'economicità e l'efficienza della terapia cognitiva standard, diminuendone però il riduzionismo, quindi introduce la relazione terapeutica, introduce i modelli operativi interni, la teoria dell'attaccamento, la storia di sviluppo. La mindfulness è estremamente interessante, però non la vedo una psicoterapia. La mindfulness la considero una tecnica, così come il biofeedback. Quindi la mindfulness è sicuramente un buon contributo, però va inserito all'interno delle psicoterapie. Per quanto riguarda invece Stephen Hayes, che io conosco personalmente, con cui ho avuto occasione di collaborare in alcuni simposi a livello internazionale, l'acceptance e commitment therapy, ci sono delle cose interessanti che mi sembrano rilevanti. Per esempio il commitment, cioè il fatto che una persona debba anche essere poi coinvolto nel poter raggiungere dei goals. Questo è estremamente importante, specialmente con il paziente difficile, perché quando noi lavoriamo con un paziente psicotico e finalmente abbiamo fatto tutto il nostro lavoro, poi cosa facciamo? Gli diciamo arrivederci. Dobbiamo anche scoprire dei talenti, dobbiamo dare un goal, motivarlo, e quindi essere committed, cioè essere coinvolti in progetti, lo ritengo molto importante. Anche il discorso di acceptance è molto importante, cioè il riconciliarsi con se stessi. Ripeto, io l'ST la trovo utile come approccio, come psicoterapia, soprattutto con il paziente psicotico, perché il paziente psicotico deve fare le operazioni principali descritte da Stephen Hayes, cioè l'acceptance. Io sono stato psicotico, e questo è importante, cioè accettare la psicosi, che invece il paziente cosa fa? Se ne vergogna, perché c'è lo stigma, quindi vuole negare. Quindi accettare la psicosi, però riconoscendone anche gli aspetti positivi, come noi insegniamo nella complessità, tutto non è bianco e nero, ma perché essere stati psicotici vuol dire aver avuto un'esperienza che la maggior parte delle persone non possono mai avere, aver vissuto una realtà diversa. Quindi accettare ciò che è accaduto, fare di ciò una ricchezza per coinvolgersi. Quindi per esempio spesso chiediamo ai pazienti psicotici che sono ormai hanno superato la psicosi di lavorare con noi nei gruppi, addirittura come consulenti, diciamo, ma scusi, lei è stato psicotico,
quindi è un consulente sulla psicosi. Io non sono mai stato psicotico, quindi non lo so. Quindi, e poi anche altri aspetti, la diffusion per esempio. Un altro, quindi il fatto di distanziarsi, io non sono il problema, io ho un problema. Questi sono aspetti che trovo interessanti. Un altro aspetto interessante, ma che per noi veramente non è così innovativo, è il lavoro di Marshallin con il paziente borderline, la dialectical and behavioral therapy, perché sostanzialmente si parla di sregolazione affettiva e relazionale e di tentativi di creare nuove regolazioni. E in questo le tecniche di biofeedback, di autoregolazione, sono molto interessanti. Quindi in definitiva qual è la mia opinione? Credo che ci sia nella terza ondata un po' di moda, un po' di business anche, perché poi ognuno cerca di proporre delle nuove tecniche, però c'è anche un buon fermento che io vedo con favore. Certo, dobbiamo confrontarci e integrare queste nuove, a me sembrano tecniche più che terapie, sono delle nuove tecniche, delle nuove proposte che però vanno integrate poi nelle tradizioni preesistenti, per esempio la mindfulness. Come fai a trattare un paziente depresso solo in un gruppo di mindfulness o un paziente psicotico solo con la mindfulness? Invece è utilissima se inserita in un progetto riabilitativo, psicoterapico. Questa è la mia visione. Ultima domanda: l'integrazione con approcci psicoterapeutici non cognitivi, che cosa è? Una domanda, mi rendo conto, un po' generica, però in genere pensiamo subito alle terapie psicodinamiche, ma non per forza solo quelle. Qual è la tua esperienza e la tua opinione? Ma ti devo dire che la mia opinione è sicuramente di apertura alle integrazioni, su questo non c'è dubbio, dopotutto sono fondamentalmente un ricercatore, quindi chi fa ricerca si confronta e chi adotta un'ottica di tipo popperiano sa che le nostre teorie sono provvisorie, quindi ci mancherebbe. E quindi sono aperto a tutti i vari contributi. Quelli che mi interessano di più, che mi hanno interessato di più, sono quelli sistemico-relazionali, che quello psicodinamico. Certo, dall'approccio psicodinamico quello che ho imparato, che ci insegna, è l'interesse per il passato, per la storia, l'interesse per la relazione terapeutica, che però noi analizziamo la luce della teoria dell'attaccamento, dei sistemi motivazionali interpersonali. Però ripeto, per me l'aspetto più interessante è quello sistemico relazionale, perché lavoro tantissimo con le famiglie, avendo pazienti difficili, quindi con disturbi di personalità oppure pazienti psicotici, sai che la famiglia a sua volta è vittima ma anche attrice del problema del paziente. L'aspetto sistemico relazionale mi ha sempre affascinato, infatti il paziente io non lo vedo come una monade, ma lo vedo invece come membro di un sistema. Su questo io con i sistemici mi trovo perfettamente a mio agio. E poi se ci riflettiamo, l'approccio sistemico-processuale, quindi sistemico-processuale di Vittorio Guidano, la teoria dei sistemi complessi che noi abbiamo posto al centro del nostro lavoro, è sempre un approccio sistemico. Quindi mi piace parlare con tutti i colleghi di tutti gli orientamenti, anche con i colleghi di psicoanalisti però intelligenti, perché non tutti lo sono. Ti devo dire, lo dico con molta franchezza, in Sicilia ancora nelle nostre università abbiamo un predominio di colleghi di orientamento psicodinamico e non è un bel vivere, perché io per esempio, però voglio raccontare un episodio in fondo, in una sessione di laurea in cui una mia tesista aveva parlato dell'utilizzazione anche delle strumentazioni in terapia cognitiva, un collega di orientamento psicodinamico lacaniano fa un intervento molto pesante e mi dice: Tullio, tu devi smetterla di fare il medico, qua devi essere psicologo. E io gli dico: scusa, stavo per dire il nome, gli dico: scusa collega, ma fino a prova contraria anche Freud, anche Jung, anche Bion, anche Adler erano medici, quindi non mi pare che ci sia un'incompatibilità tra la mia cultura biologica e il mio essere psicoterapeuta.
Quindi con questo tipo di psicoanalista non riusciamo molto a comunicare, ma non per causa mia, ma perché veramente siamo sottoposti ancora ad attacchi molto, molto pesanti. Però gli psicoanalisti alla Eric Kandel o quelli che accettano le neuroscienze, e sicuramente con tutti i colleghi sistemico-relazionali mi piace collaborare, siamo perfettamente in sintonia. Va benissimo. Grazie. Grazie Tullio per questa intervista rilasciata a State of Mind. Grazie a te anche per avermi dato l'occasione di tornare nella mia Milano, dove mi sono specializzato, una città. Sì, io ho studiato con Carlo Lorenzo Cazzullo qui per 4 anni alla statale, è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha formato come psichiatra, quindi è una città per la quale ho un forte imprinting, e ho colto questa occasione non solo per venirvi a trovare per l'intervista, ma anche per una rimpatriata con questa città che è stata e spero ritorni ad essere il cuore dell'Europa. Va bene, grazie.